Ciao a tutti, bentornati sul canale di Studio 72. Oggi, come avete visto all'inizio, andremo a vedere come fare una foto in movimento. Per prima cosa andiamo a fare una nuova composizione. Settiamo, mettiamo foto in movimento, 1920x1080, 25 fotogrammi per secondo, e facciamo ok. Ora andremo a importare la nostra foto, i nostri video in green screen, che comunque vi lascerò in descrizione da scaricare se volete fare delle prove. Facciamo doppio clic, andiamo a selezionare quello che ci interessa, facciamo apri, perfetto. Per prima cosa andiamo a importare la foto. Questa è la nostra foto, ora la vado a rimpicciolire perché abbastanza grande, ma la lascio comunque un po' più grande perché col movimento in 3D ci serve un minimo di spazio per muoversi, altrimenti andrebbe fuori visuale, quindi gli lasciamo un minimo di spazio. E cosa molto importante, andiamo a selezionare questa casella che sarebbe il livello 3D. Una volta sistemata la foto, importiamo il fumo, lo mettiamo naturalmente sopra, adesso ci dà lo schermo verde, quindi andiamo in effetti e predefiniti, digitiamo key e andiamo a prendere nell'effetto trasparenza key light 1.2 e lo portiamo sopra l'immagine, sopra il livello fumo. Clicchiamo sul colore, prendiamo il contagocce e andiamo a selezionare finché vediamo che l'immagine sparisce totalmente, cioè il verde sparisce totalmente, e facciamo ok. Questo è l'effetto fumo. Come vedete rimane il fumo davanti e la foto dietro. Torniamo all'inizio della clip, io voglio però che il fumo si veda fin da subito, perché parte piano, poi arriva fino a destra dello schermo, quindi mi sposto avanti con la clip fino a qua più o meno. Anche qui ricordiamoci di spuntare il 3D, andiamo a ingrandire un po' anche questa per lo stesso motivo di prima, perché lo leghiamo più o meno come la foto. Vedete, qui abbiamo il livello della foto sotto e andiamo a ridurre anche un po' l'opacità, portiamo a un 65, perfetto. Ora andiamo a importare, torniamo in progetto e importiamo fumo 2 qua sotto, stessa cosa di prima, andiamo a prendere l'effetto key light, lo portiamo qui sopra, andiamo nel colore screen color, contagocce, e andiamo a selezionare il verde, facciamo ok. Qui ci dà il fumo, adesso per comodità vado a togliere il fumo sotto così si vede meglio, e lo andiamo a posizionare tipo qui o nei punti dove c'è del fuoco. Quindi andiamo qui, prima di fare questo anche qui selezioniamo il 3D, andiamo in trasformazione, andiamo tramite posizione a posizionare, andiamo a posizionare più o meno dove c'è del fuoco, rimpiccioliamo anche un po', lo posizioniamo più o meno qui,
Perfetto, anche qui abbassiamo leggermente l'opacità e andiamo a spostare un po' più avanti quando il fumo è già un po' più in alto. E questo è uno. Io ho dopo ho duplicato il livello, per duplicare il livello si fa Command D, lo duplica e lo sono andato a spostare in un altro posto. Potete fare l'operazione anche 10 volte, metterlo in 10 punti differenti. Quindi andiamo a prendere, andiamo in posizione, andiamo a spostare su questo, qui gli aumentiamo leggermente la scala, andiamo un po' più in su e per non farlo uguale, identico, ci spostiamo più avanti con la traccia in modo che vada su, il fumo vada su in due modi diversi. Dopodiché, per ultima cosa, andiamo sempre in progetto, pioggia, la mettiamo sopra a tutti gli altri, uguale a prima, Keylight, mettiamo sul livello, contagocce, andiamo a selezionare il verde, ok, e anche qui lo andiamo a zoomare. Un po', perfetto. Questo è l'effetto adesso col fumo in movimento, ma noi vogliamo che si muova anche leggermente l'immagine. Quindi andiamo in livello, nuovo, videocamera, lasciamo settato tutto così, facciamo ok. E adesso ci ha creato la nostra videocamera. Andiamo ad aprire, andiamo in trasformazione, andiamo a selezionare tutti i marcatori, magari non ci servono tutti, ma nel dubbio li selezioniamo, andiamo alla fine dell'immagine, dopodiché andiamo a selezionare qui strumento della videocamera, poi tenendo premuto il tasto sinistro del mouse la ruotiamo in tutte e tre le dimensioni, col tasto destro zoomiamo in avanti e indietro, col tasto centrale invece si sposta solamente nei due assi. Quindi io prima ho zoomato l'immagine, quindi tasto destro, avviciniamo un po' l'immagine, tasto centrale ci spostiamo un po' in giù in modo di avere come riferimento questa torre principale e col tasto sinistro andiamo a ruotare leggermente l'immagine, non troppo perché, ripeto, è un'immagine in 2D, quindi risulterebbe troppo finta. E comunque, come vedete, in questo modo sia l'immagine che il fumo si muove esattamente tutto insieme, grazie all'opzione del 3D. Una volta finito, ed eccolo qui il nostro risultato finale. Come vedete, tutto si muove grazie al 3D e tutto rimane ancorato, il fumo. Nel caso, non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, nel girare l'immagine vedete che vi fa fuori, voi potete tranquillamente andare tipo sull'immagine questa qui e andare, se voi l'andate a ingrandire, andate a riempire il coso, l'unica cosa, guardate di quanto lo ingrandite e andate a ingrandire anche il fumo, perché altrimenti si sposta dalla sua posizione. Tipo se da 53 lo portiamo
60, quindi un 7%, anche il fumo qui è 110, lo andiamo a portare a 117 e così via. Altra cosa importante che non vi ho detto, se andate, quando andate a selezionare il 3D, se non lo trovate, qua sotto c'è passa switch modalità, vedete, se siete in questa schermata vi basterà andare qui sotto per cambiarla e troverete il 3D. Volendo potete anche andare a aggiungere del fuoco, qualsiasi cosa vi venga in mente, basta trovare qualche fuoco in green screen, ci sono vari siti anche gratuitamente dove si possono scaricare. Il principio è sempre quello, lo importate tramite Keylight, tirate via il green screen e lo posizionate dove volete. Questo è quanto per questo tutorial, vi ringrazio di averlo seguito, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate per qualsiasi domanda e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!